Nasce il giardino Rigopiano a Montesilvano in ricordo delle vittime della tragedia del 18 gennaio del 2017. All'intitolazione sono intervenuti il sindaco di Montesilvano De Martinis, i rappresentanti del comitato vittime di Rigopiano, il presidente del consiglio regionale Sospiri, il prefetto di Pescara Di Vincenzo, il questore Liguori, i consiglieri regionali Testa e D'Incecco, tutti insieme per non dimenticare quanto accaduto anche attraverso l'intitolazione di questa area verde nel cuore della città. Noi abbiamo voluto appunto dedicare un'area di Montesilvano, questo giardino, alle 29 vittime di Rigopiano, appunto perché la memoria possa rimanere negli anni e anche le nuove generazioni possano ricordare questa tragedia e soprattutto coloro che hanno perso tragicamente la vita. E anche, diciamo, vuole essere anche da monito affinché alcune le situazioni che sono purtroppo accadute non si ripetano negli anni. I padri, le madri, i figli con indosso la pettorina che ricorda i nomi e i volti delle vittime dell'hotel di Rigopiano, travolto da una valanga che non ha lasciato scampo a 29 persone, 11 i sopravvissuti. Gianluca Tanda, fratello di Marco, una delle vittime, sottolinea l'importanza di non essere lasciati soli e l'affetto delle persone. Anche questo è un modo per non dimenticare. Sì, questo è un modo per non dimenticare, a 51 mesi c'è ancora la popolazione che ci incoraggia ad andare avanti, ma soprattutto ci intitolano delle piazze, per noi è fondamentale perché il ricordo deve essere sempre vivo dei nostri ragazzi, deve essere sempre vivo e loro ce lo ricordano bene. Quando ci ha detto il sindaco se ci poteva far piacere questa iniziativa, noi eravamo contentissimi di questa cosa perché... come dicono, purtroppo rimane soltanto ai familiari il dolore, invece il dolore è anche condiviso dalla popolazione. E insieme possiamo capire il modo perché tutto ciò non accadrà più. Questo è fondamentale, cerchiamo la verità che manca, tanti pezzi della verità, noi stiamo ancora cercandola, non ci siamo fermati per via del Covid. E la cerchiamo, che poi dopo arriverà, speriamo, la giustizia.